Ed ora è il momento di parlare un attimo degli anni 50, sì, forse uno dei motivi per i quali questa trasmissione è successo è anche il fatto che ogni tanto si rivangano dei periodi che per molti sono importanti. Gli anni 50 sono un po' dimenticati, allora li vogliamo ricordare noi ricordando una vecchia trasmissione, la prima trasmissione che faceva ballare i ragazzi in casa. Si chiamava Ballate con noi, la sigla faceva così, te la ricordi Antonio? Ballate con noi andava in onda tutti i pomeriggi verso le 15, verso le 17-18 e devo dire che la gente ballava a quell'ora in famiglia perché a quell'ora questi dischi non venivano annunciati se non a gruppi di 3, di 4 come ricordano gli annunciatori, quindi si poteva ballare. In quell'occasione si sentì per la prima volta un cantante che è stato molto dimenticato e noi vogliamo ricordarlo, è un cantante di colore cubano che era venuto in Italia. Siete pregati se volete anche di ballare, e che era il re del night club, un'atmosfera che allora era molto significativa e importante, si cantava un po' come così come se si parlasse. Il cantante si chiamava Don Marino Barreto. Amore profondo.
No, io adesso pregherei un altro buio in sala per vedere delle brevissime immagini e soprattutto delle drammatiche voci. Sono immagini che noi abbiamo aggiunto alle voci originali dell'epoca, voci spesso drammatiche come adesso sentirete. Via al filmato. Vi diamo ora le ultime notizie dai vari fronti di combattimento. Fronte italiano. Gli alleati puntano su Siena e su Livorno. Unità avanzate della Quinta Armata procedono lungo il litorale tirrenico. Nell'entroterra è stata liberata Monteverde Marittima. Altri reparti sono giunti nei pressi di Castelnuovo Val di Cesina. L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. L'Italia combatte viene trasmessa tutte le sere, dalle 22.30 alle 23 su due lunghezze d'onda di metri 283 e metri 221. Eccovi le direttive del quartiere generale, del generale Alexander e del Comando Supremo Italiano. Ai patrioti, ricordiamo che la consegna è ora di resistere, organizzarsi e sabotare le linee di comunicazione tedesche. Vi leggiamo 13 messaggi speciali. Tira vento, gli uccelli cantano, Ignazio arriva, le mele sono dolci, la semplicità è tutto, il Corriere di Lione, Enrico non studia, sempre più in alto, Martino non parte, abbi fede, Anna dorme, la mia barba è bionda, la gavetta è vuota. Ripetiamo, tira vento. Grazie. Sono convinto che in questo momento qualche brivido, certamente quelli che hanno vissuto questo triste periodo l'hanno provato. Adesso vi presentiamo proprio a volo d'uccello rapidissimamente alcune delle voci dell'Italia Libera. La prima voce dell'Italia Libera da Radio Bari era di Vito De Anna. Esattamente. E noi aprivamo le nostre trasmissioni in questa maniera. Parla Radio Bari, libera voce del governo d'Italia. Italiani, una è la consegna, uno il comandamento. Fuori il tedesco. Grazie. Con noi ci sono... Liliana Sala. Liliana Sala ha cominciato con quei messaggi speciali che allora non mi rendevo conto del momento storico che stavo vivendo e mi facevano ridere, perché quando dovevo dire, non so, il bue di mio zio, Brucar, le rose profumate, cioè, mi veniva da ridere, quindi invece ho cominciato la mia carriera ridacchiando. Devo dire che abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo sempre riso tantissimo, sempre. Abbiamo anche Ruggero Maccari, che è il direttore di Radio Bari. Sì. Io sono stato il primo direttore di Radio Bari dell'Italia Libera, insomma. Sì. Ma lo sono stato così per un periodo abbastanza breve, perché poi mano a mano che arrivavano da Roma delle personalità molto più importanti di me, io venivo sempre scansato più di là. Niente, e quindi alla fine... Grazie, cioè, io voglio ricordare soltanto di Radio Bari un mio piccolo ricordo da bambino, che forse molti bambini di quell'epoca ricorderanno. Bressan, che raccontava le favole, si chiamava Lucignolo. Ciao Lucignolo, molti lo ricorderanno. E ascoltavamo. Poi c'era Radio Napoli. A Radio Napoli c'era Maurizio Ferrara. Eccolo qua. La seconda radio libera. La seconda radio libera.
Ed io ero uno degli annunciatori del momento e facevo parte di una equipe che definirei ricchissima di cervelli. Io ero il più modesto, ovviamente. C'erano personaggi importanti della letteratura italiana come Soldati, sì. Ettore Giannini, certo. Edoardo Anton, Patroni Griffi, Luigi Compagnone, Domenico Rea, Michele Prisca e via discorrendo. E c'era Arnoldo Foà, oltretutto, che era la voce dell'annunciatore principe e colui che ha insegnato a tutti quanti noi a parlare con una certa serenità e con una certa correttezza. Grazie. A Napoli c'era Radio Stella Bianca, che era la prima radio degli americani. Questo è un personaggio insolito tra gli annunciatori, perché si chiama Steno, cioè si chiama Stefano Vanzina, è un regista famosissimo, padre degli altrettanto famosi Carlo De Enrico, ma ha cominciato anche lui, come molti di noi, con la radio. Certo. No, raccontaci chi stava a Stella Bianca e poi presentaci anche i presenti. C'è il mio amico Riccardo Freda, altro regista molto noto. Ecco, prego, 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 prego. È riservato Riccardo Freda. No, sono sconvolto da una notizia che ho avuto stasera. Mi dispiace. Che siamo parenti io e lei. Porca miseria. Però non ci... è sconvolto perché... Marchesa Freda. Oh, per carità, non rimaniamo. Dunque, noi fumo un gruppo di registi, sceneggiatori e giornalisti che passarono le linee. Noi partimmo da Roma l'11 settembre e passando le linee nelle campagne, presentandoci presso i contadini come Tenente Fox, Paramount e Meyer, fummo foraggiati, arrivammo fortunosamente a Napoli e andammo direttamente da Benedetto Croce. Io passai le linee con Freda, Longanesi, lei Longanesi che sarà il maestro di noi tutti, certo. E c'era con noi anche Enzo Fiermonte che era un pugilatore, quindi io con un pugilatore, ti puoi immaginare Longanesi che era piccolissimo, era una cosa strana. Arrivammo a Torella dei Lombardi dove passammo le linee e dove c'era Dino De Laurentiis e vedemmo arrivare il Papa, un Papa che sembrava per il Papa, invece era Mario Soldati. Quando seppe che noi eravamo arrivati, scese dal letto che era malato e fu preso per il Papa. E mettemmo su come uomo di spettacolo una specie di cabaret politico, che fu Stella Bianca. E Stella Bianca era il marchio, come tu sai, dei carri armati e dell'esercito, sì, americano. Al quale poi hanno partecipato anche Franco Rosi, allora giovanissimo, e credo certamente Antonio Ghirelli. Certo. Quindi il fiorfiore praticamente, no, insomma, tanti esclusi dell'intelligenza italiana. Grazie. Ti posso chiamare sempre Steno? Grazie. Sì. Invece dall'altra parte, ahimè, amaramente, era rimasta Maria Giovanna Fabbri Salvi, che era l'annunciatrice della Repubblica di Salò, della radio della Repubblica di Salò. Ero l'annunciatrice prima, dal 38, e durante la Repubblica di Salò. Beh, io mi sento abbastanza umiliata qui, perché tutti parlano di qualcosa che è andata bene. E invece a noi è andata male. Per fortuna dicono tanti, no, ma certamente. Però comunque così l'imbarazzo c'è. Posso dire anch'io che avevamo molta gente importante, ma non amo sentirselo ripetere. Vabbè. E allora io starò zitta. Però l'importante è che la radio abbia fatto questo miracolo di vedervi vicini. Di tenervi vicini. E devo dire che ci tenevamo vicini con i famosi messaggi che da Milano mandavamo attraverso le onde corte da una stazione di Busto Arsizio al sud, con la speranza che al sud ci sentissero. Sì. Ecco, tutto lì. Va bene, grazie, grazie. Ciao. Molto, grazie di essere venuta.